Come sapete, come dicevo, noi questa sera andiamo a dare dei premi, abbiamo istituito questo premio in memoria di Roberto Solari. Ho pensato che fosse corretto e necessario fare, ricordare un pochino a tutti chi è stata Roberta Solari. Roberta Solari è una giovane donna prematuramente mancata. Funzionaria della provincia di Piacenza della regione Emilia-Romagna, è stata cultrice ed interprete nel territorio piacentino di iniziative tese a sostenere le pari opportunità di genere e la valorizzazione del ruolo femminile. Originaria di Morfasso, ha frequentato le scuole superiori di Piacenza, ha conseguito la laurea in giurisprudenza a Parma, per poi frequentare un master in cattolica a Piacenza sui temi della formazione. Dopo la laurea ha iniziato la propria attività di funzionaria della provincia di Piacenza e della regione Emilia-Romagna, occupandosi di tematiche legate alla formazione professionale, alle pari opportunità di genere, alla valorizzazione del ruolo femminile in tutti i suoi aspetti, facendo anche parte del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità della provincia. Anche Rustigazio, frazione di Luganiano, ha voluto onorarla assegnando il suo 38° premio della bontà alla sua memoria. Il comitato organizzatore del premio ha voluto rendere omaggio all'impegno da lei dimostrato per migliorare la condizione femminile in vista di una totale integrazione delle donne nel tessuto produttivo. Da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla è stata definita come una persona di grande valore umano e professionale che ha saputo affrontare le difficoltà con dignità e con un sorriso. La passione che metteva nel suo lavoro, il tratto gentile, la competenza, la disponibilità nei confronti di tutti hanno lasciato un ricordo destinato a durare nel tempo. Amava lo studio, ma anche l'approfondimento di qualsiasi materia dovesse affrontare nel lavoro. Per questo averle dedicato un premio per una tesi di laurea appare sicuramente una cosa coerente. Questa era Roberta Solari, queste sono anche le motivazioni per cui noi stasera siamo qui a dare il premio a delle ragazze che si sono distinte nell'ambito della loro attività universitaria, soprattutto per quanto riguarda la tesi di laurea, fatta proprio secondo questi principi, cioè i principi della parità di genere, il principio del ruolo femminile, dell'opportunità che il sesso femminile può, deve o comunque potrebbe avere nella nostra società. Simona. Complimenti ancora alla dottoressa Giulia Anzano. E questo, Giulia.